Grazie Paolo e grazie Bagnara e ben ritrovati. E ben ritrovati, grazie. Grazie e ben ritrovati in questo secondo momento dedicato alla moda, dedicato ai 40 anni di carriera dell'atelier di Mimma Ligato. Un momento magico questo, perché rievoca il sogno che, diciamolo chiaro, è un po' di tutte le donne, ovvero quello di consacrare se stesse al proprio uomo davanti a Dio, davanti all'altare. E noi, bando alle ciance, come dei fedelissimi testimoni di questo onirico sogno, di questa onirica ambizione, altro non possiamo fare che accogliere con un calorosissimo applauso la sposa, vista dall'estro creativo, di Mimma Ligato. Guardate che meraviglia questi abiti, grazie a queste meravigliose ragazze che hanno dato vita a questi abiti previsti e pensati e sperati per tutte le donne che vogliono realizzare il proprio sogno d'amore.
ma chiamiamo sul palcoscenico colei che è la mamma di tutta questa arte. Vieni bimba, festeggiamo insieme i tuoi primi 40 anni di gloria. Avanti, un applauso. È un onore essere a braccetto di questa meravigliosa creatura che con le sue creazioni porta veramente l'onore di Villa San Giovanni, ma dell'Italia intera, in tutta Europa e in tutta Italia. Ancora un applauso. Ah, è arrivato anche il baffo maledetto, guardate. Ed ecco il padrone di casa, Gege Reitano, il nostro patron. Bene, bene. Grazie Mimma, finisci tu. Sì, semplicemente volevo fare pubblicamente gli auguri a Mimma, tutti quanti gli addetti ai lavori sanno che sono arrivata all'ultimo minuto, nulla di programmato, ma non potevo mancare a questa festa di una cara amica, di una grande professionista. Volevo soltanto cederti un attimo la parola, perché siamo insomma a casa tua, sei di Villa San Giovanni, siamo a Bagnara. Auguri i tuoi primi 40 anni in poche battute per Bagnara. I miei primi 40 anni io li vorrei dedicare a tutti voi, perché se sono arrivata a fare 40 anni di carriera, evidentemente grazie anche alla stima dei clienti del mio atelier, alla fiducia che mi avete dato, a tutto questo. Quindi li dedico a voi e mi riservo un attimino a mio figlio. Gli auguro di percorrere veramente tanta strada, rimanendo sempre nella sua semplicità. Grazie Annalisa per avermi raggiunto.